Al 7° congresso CREI Sicilia, svolto a Giardini Naxos, voluto dal dottor Aldo Molica Colella e organizzato da V Eventi e Formazione, tavola rotonda sulla gestione a 360 gradi dell'osteoporosi, esperienza, confronto e presentazione della Task Force Sicilia per la prevenzione dell'osteonecrosi della mandibola. Ne abbiamo parlato con uno dei relatori, il dottor Mario Bentivegna, responsabile del Centro Integrato Ospedale Territorio di Reumatologia dell'ASP 7 di Ragusa. È stato un incontro molto importante, molto interessante, perché in questa tavola rotonda abbiamo raccolto una serie di indicazioni sicuramente molto, come dire, propositive per quello che può essere una progettualità futura anche in campo regionale. Per quanto riguarda gli aspetti prettamente clinici, possiamo dire che la problematica dell'osteoporosi è una problematica sicuramente abbastanza diffusa, ma la cosa che dobbiamo sottolineare più della problematica patologica, della patologia intrinseca, è il rischio che l'osteoporosi può dare, che sono le fratture da fragilità. Le fratture da fragilità sono delle condizioni sicuramente che colpiscono ben il 40% degli ultra 65 anni per fratture che possono essere vertebrali, non vertebrali, di tipo femorale, che specialmente quelle femorali portano il paziente molte volte a non avere solo una scadente qualità di vita, ma molte volte provocano anche una diminuita quantità di vita, per cui l'attenzione è massima. E questa attenzione massima chiaramente non è solo da parte dei noi medici, che sicuramente dobbiamo essere sensibilizzati ad affrontare in maniera, come dire, in maniera appropriata le problematiche terapeutiche, ma anche educative. Ma è anche attenzionata da parte dei decisori, da parte dei politici, da parte delle istituzioni, che cominciano a cogliere realmente l'aspetto importante per affrontare in maniera globale e multidisciplinare questa patologia. Secondo il dottore Mario Bentivegna si potrebbe seguire un esempio virtuoso già condotto nella regione Lombardia. Sì, uno degli esempi importanti su cui noi dobbiamo puntare l'attenzione è proprio il decreto che è stato pubblicato agli inizi di maggio dalla Regione Lombardia, dove, prendendo consapevolezza di questa grande difficoltà e questo grande problema che coinvolge gran parte della popolazione, è quello di aver, come dire, decretato la nascita della rete del Centro per l'osteoporosi e per la fragilità ossea. La fragilità ossea è un problema importante, perché non è solo un problema legato alla mancata consapevolezza del rischio che un osteoporotico può avere, ma è anche legata al fatto della rifratturazione, per cui qualsiasi professionalità che incontra un paziente con problematiche osteoporotiche, con fragilità e con fratture, deve avere l'attenzione di seguire alla gestione del fatto acuto anche una gestione terapeutica per quello che può essere l'attenzione su terapie che devono essere da prevenzione di ulteriori altre fratture. Poco fa lei parlava anche di osteonecrosi, ma l'osteonecrosi della mascella è uno degli aspetti che devono essere attenzionati, non tanto perché è un evento più o meno raro, ma perché è un evento che probabilmente si accompagna all'utilizzo di alcuni farmaci specifici per l'osteoporosi. E un passaggio importante è stato in questa tavola rotonda aver avuto anche la collega odontoiatra, la quale ha affrontato un problema importante, che è quello della multidisciplinarità. Noi reumatologi affrontiamo il problema dell'osteoporosi, ma è fuor di dubbio che prima di iniziare una terapia specifica per questa patologia sarebbe sicuramente importante, interessante anche integrarlo con una visita preventiva di tipo odontoiatrica, al fine di evitare la presenza di fattori di rischio che potrebbero essere negative sulla gestione successiva della terapia per l'osteoporosi stessa.